poi sono paesi ormai gemellati, il Kazakistan è gemellato, che paese, che si usa così. È vero, si usa. Oggi si usa. Può essere che Acquaviva è gemellato con qualche altro paese. È gemellato Acquaviva. No, ancora no. Loro oggi si usa che molti, è vero, sì, sì, oggi si usa che molti paesi si gemellano con altri sì. paesi di altri stati. E il Pakistan e il Kazakistan è gemellato. Sì, ma scusami, ma il Kazakistan con quale paese è gemellato? Con il Pakistan! Scusa, il Kazakistan è da sopra e il Pakistan è da sopra. E che importanza ha? Il Kazakistan quando vuole ci arriva. E dopo 20 giorni di Giappone, 20 giorni, se il signor Sumo sta minchiato, sta fuori ama. 20 giorni. Allora, io in 20 giorni ho imparato 3 lingue ufficiali e 4 dialetti. Io sapere dire solo questa cosa. Però vi devo dire una cosa. La dice bene. Bravo. Ripeti? Che è giapponese. E che vuol dire? E questo è giapponese. Ma tradotto in italiano, questa frase detta in giapponese, in italiano, che vuol dire? No, dico in italiano. Che significa in italiano? Che è? In italiano che vuol dire in italiano? In italiano che vuol dire in italiano? Cioè praticamente sarà il signor Bucchè papà. Allora, che cosa hai detto? Te lo dico io, tu hai detto, ripeti? Tu hai detto, cari amici, questa sera sono veramente felice di essere qui con voi, anche perché da molto tempo aspettavamo di arrivare pure nel vostro paese e finalmente quando il vostro sindaco ci ha incontrato e ci ha confessato questo spettacolo, noi abbiamo accettato di buon grado di venire qui a fare lo spettacolo, perché anche questa parte di Sicilia era giusto che vedesse il nostro spettacolo e noi con tutto il cuore abbiamo accettato perché volevamo incontrare la comunità di Acquaviva Platani. Io adesso vuoi dire? Dimmi una cosa, vuoi dire qualche altra cosa? Ah sì, non te ne parlare in giapponese, lo dico. Sentiamo. Totino ha detto ciao. Ciao, ho parlato per mezz'ora e ho detto ciao. Perché così? Perché loro parlano con gli ideogrammi. E io ne ho detto anche 600 grammi. E chi ci vuole fare? Ma che cos'era tuo pezzino? Che cos'è sta cosa? Una macchina da spostare. Oh Gesù bambino, c'è una Kia grigia da spostare che ha la targa EA 657. Dovete levare questa Kia grigia, ma immediatamente, perché tra 5 minuti scoppia. Grazie. Allora, vedete come con le lingue? Con le lingue è così, perché purtroppo è così. Allora, un grazie a Fozzi, ma il saluto più importante, il saluto più bello, il saluto più amichevole è per voi tutti, ma in particolare Pilogni e Recuiti, schietti, maritati, poveri, sconsolati, afflitti, mutilati, vedove, malati, allegri, settiati, presidenti e scarcagnati. È un saluto e un augurio, caro e sopraffino, da Toti e Totino! Bene, allora, Acquaviva, una piazza stracolma, siete riusciti a riempire una piazza piccolissima che oggi però sembrava grande, un cuore grande per Toti e Totino. Questo è vero, ringraziamo proprio il pubblico della partecipazione e oltre ai ringraziamenti che si possono fare da artista li facciamo da amici di cuore, perché avvertiamo l'affetto delle persone, l'affetto personale. Grazie, grazie veramente.
probabilmente quando si fa uno spettacolo con una piazza così stracolma si prova forse anche quando proprio si è sul palco qualche emozione in più. Ma vedi, è la gente che è il motore di uno spettacolo e quindi quando il motore parte tu cominci a camminare, però devi metterla prima, perché se parti in folla la macchina non cammina. Se sei in discesa devi usare il freno, se la piazza è piena meglio frenare perché il motore della macchina non può camminare. Allora se la macchina si ferma tu che fai? Chiami il meccanico. La gente che cosa fa? Guarda e dice: che è successo? È successo qualche cosa. Tu che ne pensi? Mi hai confuso le idee, però penso che hai ragione. Tu vedo che hai delle idee molto chiare. Molto chiare. Mi fa piacere. Vai avanti. Allora, il segreto di Toti è Totino. Hai parlato poco fa del cuore. Del cuore. Guarda che noi siciliani siamo i più grandi donatori di organi. Però abbiamo capito che purtroppo il nostro cuore non può essere donato agli altri cuori di tutto il resto del mondo, perché siccome avevamo un cuore troppo grande i tubi non appattano e quindi purtroppo avevamo un cuore, il nostro cuore non può essere donato a nessuno. Vedi che cosa ti stai dicendo io, Marcio? Non so, immaginavo questa cosa. Tu riesci a capirlo sempre quando parla, sì, giusto? No, vabbè, ci vuole una cultura universitaria, però ti voglio dire, quello che diceva Toti riguardo la piazza che prendi tu nello stato per di dietro, non lo puoi basare su un abbasamento statico o monocratico, capito? Vallone web.tv con nap ecco fuffo, arrivederci a tutti, ciao. Sindaco, una piazza gremita in ogni ordine di posto, troppo piccola stasera. No, piccola no, perché raccoglie il cuore di tutta Acquaviva, quello che conta è il cuore, la mente, l'intelligenza. E poi c'è un proverbio nostro siciliano che dice: la casa campa quando inge quando vuole un padrone. Quindi anche se piccolo ha raccolto tutto, ha raccolto l'entusiasmo degli acquavivesi, degli emigrati e di tutti gli amici dei paesi vicini. E quindi è stato un bellissimo spettacolo, hanno fatto divertire tutti gli acquavivesi, hanno dimostrato la loro capacità, la loro preparazione artistica e questa è una grande soddisfazione per l'amministrazione comunale. A proposito di amministrazione comunale, quest'anno un impegno forse per un'estate acquavivese che è veramente straordinaria a livello di appuntamenti. Ricordiamo oltre a Toti Totino e i Cugini di Campagna. Ma questi scaturisce dalla sana amministrazione, dai sacrifici che durante l'anno facciamo e quindi facciamo come le formiche, raccogliamo durante l'inverno per poi poter avere la possibilità durante l'estate di far passare delle splendide vacanze ai nostri emigrati. Per far sì che ogni anno possano ritornare sempre più numerosi e apprezzare la nostra cultura, la nostra civiltà, le nostre tradizioni e fare in modo che i loro figli possano ritornare a rivedere il loro paese e portare avanti le tradizioni della Sicilia e di Acquaviva.